the road again. I'm on the road again. Officina di 9000 giri con Luca. Ciao Luca. Ciao Frank. Oggi andiamo sul classico. Oggi andiamo sul classico, mica micio micio bau bau. Dai, questa qui, raccontaci la storia di questa vettura, questa Lancia Flavia. No, questa qua è una Lancia Flavia, esatto, il modello esatto è Lancia 2000 iniezione. Lancia Flavia hanno iniziato a farla, diciamo, c'erano le due serie, la prima serie e la seconda serie. Questa è, diciamo, la terza serie che era, diciamo, il nome Flavia era stato omesso, era stato sostituito con 2000 iniezione. È stata prodotta dal 71 al 74. Questo è stato immatricolato al libretto della macchina nel 75, quindi proprio una delle ultimissime. Cosa avete fatto con questa vettura, che è una storia molto particolare? Tra questa l'altro è una storia molto particolare perché il proprietario di questa macchina, il papà del proprietario di questa macchina, aveva appunto questa vettura e lui si è messo in testa di andarla a cercare e di vedere che fine aveva fatto. Per cui misure al Prades, non so bene in che modo, in che forma si è riuscito a ritrovare, la morale è che è riuscito a ritrovare la macchina, che nel frattempo era diventata taxi, quindi color giallo, è completamente stravolta, è riuscito ad acquistarla e da lì è iniziato appunto il discorso della ristrutturazione, perché era messa in una condizione taxi, poi è stata ferma 15 anni, cioè era messa veramente era pietosa, male, era messa pietosa. Io in quel momento non l'avevo ancora vista, nel senso che questa macchina aveva iniziato a fare una ristrutturazione, era stata portata presso un'officina dove avevano iniziato a fare questo restauro. Morale della favola che chi ha iniziato questo lavoro o non aveva voglia o non era competente, non lo so. Morale della favola che a un certo punto ha mollato la macchina così com'era, completamente smontata. Il cliente a un certo punto mi ha contattato, mi ha chiesto se eravamo in grado di fare questo lavoro. Noi ci siamo imbarcati in questa impresa, per cui ci è arrivata questa macchina in sostanza su carro attrezzi con le Lego, con gli scatoloni con dentro i vari pezzi. Abbiamo iniziato a montarla, morale della favola che a metà dell'opera ci siamo accorti, soprattutto sul motore, mancava la metà dei pezzi, tutta la parte di iniezione, cioè mancavano questo meccanico di prima ha perso la metà dei pezzi. Vogliamo dire perso. Ma il problema è che dopo, avendo preso io l'incarico del lavoro, perché il problema è che questa qui ha una particolarità, mi dicevi, dell'iniezione. Esatto, queste macchine qua venivano prodotte in tre cilindrate, 1500, 1800 e 2000, questo appunto è un 2000, e veniva prodotto inizialmente a carburatori, e carburatori ne hanno fatte tante, ne hanno fatte quasi 30.000, mentre questa era una versione che hanno prodotto per un numero più limitato di anni, dal 71 al 74, e ne hanno fatte 5.500 scarse, per cui molto meno. Quindi è molto più difficile recuperare tutti i vari pezzi. Per esempio qua, quando ci è arrivata tutta questa parte sopra, cioè il collettore di aspirazione, la scatola di filtraggio, cioè tutta questa parte qua che vedi sopra mancava, cioè non era inesistente. C'era il monoblocco e poi mancava tutto il resto, l'impianto elettrico, cioè mancava tutto. Morale della favola è che ci siamo messi lì con pazienza certosina, e anche noi a un certo punto, a metà dell'opera, abbiamo cominciato a pensare di mollare il colpo, perché è veramente difficile trovare i ricambi. Poi ho avuto la fortuna di conoscere un personaggio che è specializzato proprio in questo genere di macchine, soprattutto sulle Flavia, le Fulvia, cioè questo tipo di vetture. Gli ho fatto l'elenco dei ricambi e ho avuto la fortuna che quasi tutto, proprio due o tre piccole finiture, anche lui non è riuscito a procurarmene, per il resto mi ha fornito tutto. Per cui abbiamo ripreso in mano la vettura
e l'abbiamo terminata. È arrivata proprio stamattina, mi dicevi, sì, no? Sì, sì, l'abbiamo dall'officina quella grande, l'abbiamo portata qui e l'abbiamo finita in questi giorni. Adesso la macchina, a parte che è un gioiello, abbiamo ricostruito tutto, iniezione, tutta la parte meccanica, tutta la parte ammortizzatori, freni, impianto elettrico. Abbiamo fatto gli interni come vedere gli interni erano in origine. Questa qua usciva col famoso velluto Lancia e come optional aveva la pelle. Quindi abbiamo ricostruito la pelle, abbiamo sistemato nei limiti del possibile quello che era possibile fare. Alcune cose chiaramente, tipo non so, il cruscotto con quelle crepe che sono dovute appunto agli anni, se non lo trovi non puoi fare più di tanto, abbiamo cercato di aggiustarlo al meglio. La parte di verniciatura l'abbiamo riportata nel suo colore originale, perché come dicevo era un taxi, per cui era giallo. Questo cos'è? Un pervinca? Come il codice, il nome esatto del ricordo colore. Ricorda un po' il pervinca, sì, forse il pervinca. Sì, comunque questo più... qua è il suo codice colore originale. Abbiamo cercato di rimetterla a posto, non proprio tutta, nel senso che non l'abbiamo rimessa a nuovo completamente, alcune cose le abbiamo, come dire, ricondizionate, anche perché poi è anche difficile andare a trovare certe cose. Comunque rispetto a come ci è arrivata, che era appunto una scatola di montaggio raffazzonata in qualche maniera, io penso che il cliente si stupirà di come gliela presentiamo. Il motore parte, che è un gioiello. Che orologio. Sentire il rumorino. Posso dirti che vabbè, la Flavia, cioè la versione precedente, a me non è mai piaciuta, no? Perché è un po' anche da piccolino mi ricordo, guardare è un po' la macchina, un po' dell'anzianotto, barra magari il notaio, il farmacista, la persona che aveva raggiunto una certa. Tieni conto che questa macchina qua, io mi sono documentato, io lavoro più su macchine più recenti, sì. Cioè restauri ne facciamo pochissimi all'anno e quindi ho più competenza su macchine più recenti, però ogni tanto ci dilettiamo anche a fare questi lavori e cerchiamo di farli al meglio possibile. Tieni conto che questa macchina, appunto, anni 70, come concorrente, a parte era proprio il non plus ultra di allora come lusso, quindi sì, era proprio la Lancia, sì, sì. La macchina dei come signori. La macchina dei signori, la berlina dei signori, che vederla adesso sembra piccolina, una cosa vera, però già allora aveva delle soluzioni tecniche non indifferenti, quattro freni a disco, quattro lati anteriori e ponte posteriore, servofreno, aria condizionata, cioè e aveva come optional, questo aveva nei vetri manuali, però aveva come optional addirittura i vetri lì, stiamo parlando dei metà anni 70, voglio dire, e come aveva già 100, mi sembra che avesse 100, dichiarati 126 cavalli, questo dichiarati, nella realtà ne aveva più di 130. Allora mi sono documentato, dico, com'è c'è questa discrepanza? Perché la Lancia non voleva il concetto chiave di marketing di allora era la qualità, il comfort e non le prestazioni. Non esasperare le prestazioni. Per cui sono arrivati addirittura, cosa che è esattamente il contrario di quello che accade oggi, ogni tanto banchiamo qualche macchina e ci accorgiamo che i cavalli dichiarati rispetto a quelli reali sono inferiori. Sì, sì, sì. Okay. Questa qua è uno dei pochissimi casi dove quello che è dichiarato è scritto sul libretto, perché abbiamo il libretto originale della macchina, rispetto al reale è più basso, una cosa veramente incredibile. Però ti stavo dicendo, anche a me non sono un grande amante di questo modello, però scusa, della Flavia, ma di questa un po' di più sì, perché comunque guardandola davanti, ma anche dietro il taglio dei fari, è molto alfa, posso dirti. Adesso un'eresia, me ne sì, scriveranno tutti i colori, no, però certo. Guarda quel muso lì, se non è alfa. Sì, questo è molto, cioè, se immagini lo scudo, era gli stilemi di allora, gli stilemi di allora. Infatti il doppio faro, la griglia, se sì, qua immagini lo scudo molto, alfa. Molto alfetta, se la vediamo così col doppio faro, se tu lo tagli qui sembra un'alfetta. Esatto. Per dire. Poi di fianco alla sua linea l'alfetta era più con cuneiforme, era fatta in maniera diversa, però questa qui diciamo che seguiva gli stilemi di allora, chiaramente. Altre particolarità di questa macchina, usciva appunto con quella cavalleria e diciamo che non era proprio il top in assoluto, ma c'erano pochissime macchine, già faceva i 100 dichiarati, 187, abbiamo messo cavoli. Il video, tra l'altro abbiamo fatto il video della macchina in prova e arriva a 180, più di 180, saliva ancora, quindi i 190 suoi... allora non è che ci fosse tanta roba che andava a 190. C'era, guarda, BMW e Alfa.
Che mi... Beh, poi, l'Alfa 2000, il Berlina 2000 era coeva, sì. Era quella che aveva mio papà di questo colore. Era coeva. Era un po' più da zanzara, un po' più da uomo, sì, vero la 2000. Andava Alfa leggermente di più perché era più leggera. Aveva 130 cavalli, mi sembra. Andava leggermente più di questa, ma per via del rapporto più favorevole peso-potenza. Anche il faro dietro, io ci vedo un po' di Alfa, forse per quello che mi piace un po' di più. Sì, no, questo qua è il suo originale, il suo Fendi Nebbia originale, la sua marmitta a tubo che abbiamo rifatto nuova. Insomma, sì, è vero, da dietro sembra un alfettone di allora. Senti, io immagino la gioia del proprietario quando stasera verrà a recuperarla e si farà questo fine settimana sulla macchina che fu del suo babbo. Infatti, no, guarda, dico, questa macchina ce l'abbiamo da più di 2 anni, per cui ben più di 2 anni, perché con le diatribe che abbiamo avuto del recupero dei pezzi siamo stati veramente fermi tanto. Poi per fortuna si è sbloccata la situazione e nel giro di 4-5 mesi abbiamo completato il lavoro. Sì, penso che sarà molto contento, almeno a vederla così mi sembra che sia venuto fuori un ottimo lavoro. Ecco, rimane sempre il concetto di base, quello che uno spende, che un concetto che va sottolineato, quello che spendi per fare un restauro, a meno che non sia già una Jaguar E, una macchina, un Alfa, sì, diciamo macchine molto particolari e molto quotate, quello che ti costa un restauro non è ripagato al valore della macchina. Cioè, se io calcolo quello che è stato speso per restaurare questa macchina, per portarla a queste condizioni, partendo da una situazione veramente disastrosa, rispetto a una macchina che puoi comprare già fatta, magari con alcune magagne in più, il gioco non vale la candela. Quindi o entra, subentra l'aspetto affettivo, o se no, se tu lo devi fare da un punto di vista economico, lascia perdere, perché non c'è verso, chiaramente. Cioè, non guadagnerai mai con queste cose. Diciamo, questa persona, per fortuna sua, non ha problemi economici, aveva questo discorso affettivo e quindi non ha guardato il rapporto, se no gli conveniva molto di più andare a prendere un'altra, però non era quella del papà. Non era quella del papà, no, lo capisco perfettamente, anzi lo dico, lo invidio in senso buono. Anzi. Ma diciamo che l'abbiamo riportata, adesso una macchina del genere si farà tanti anni a posto, l'abbiamo salvata, perché queste macchine qua poi alla fine di grossi estimatori, non essendo una macchina di fascia alta, per cui un collezionismo di diverso tipo, dove chiaramente vanno a recuperare anche i rottami nei fienili, ammesso non concesso di trovarne ancora, questo tipo di macchine o le trovi già fatte, allora ci sono degli scambi sulle macchine già fatte, o prendela, fra virgolette, a rottame, non ti conviene. Certo. E quindi quei rottami lì sono destinati o a essere donatrici di parti di ricambio o a finire allo schiaccione. Va bene. Luca, grazie mille, complimenti per il lavoro, mi piacerebbe sapere poi le opinioni, sì, del vostro cliente, vostro amico, perché certo, qua certo, è proprio rivivere delle emozioni di quando era piccolino. Sì, sì, no, sono stati contenti, poi una bravissima persona, una persona alla quale teniamo, e quindi ci abbiamo messo anche l'amore per dire cerchiamo di fare il possibile, veramente mi sono impegnato a metà dell'opera a dire no, dobbiamo assolutamente, ce la dobbiamo fare, non è possibile testarvi, mollare a metà, perché sarebbe stato un fallimento al di là economico, ma un fallimento proprio personale. Il professionale, che esatto, non è da voi. Ok, 9000 giri, ricorda il sito? www.9000giri.it, telefono 02 73 83 175. Sono Luca, sono sempre qua, vi aspetto. Grazie Luca, a ciao presto. Frank, ciao.